piano, fa piano. Tira su. Allora, possiamo fare la verbalizzazione di quello che succede. Ma venga, ci sono le strisce della sbandata. Stava a superare un altro camion, poi ha sbandato e invaso la nostra corsia. Se non frenava un tempo lo piava un pieno. Ha fatto due giri su se stesso e poi è finito fuori strada. Ci siamo fermati per portare soccorso. Brigadiere. Non vedi la grana? Non vedi? Sgombrare qua. Per cortesia. Magari aveva fatto una rapina. Te ne vedete. E questo ci aveva freno. Esattamente. Fallaci romano. Flenizio, ma non potevi aspettare un attimo? Mi scusi, capitano, ma è un affare di estrema importanza. Allora, di che si tratta? Di un pesce grosso, di Romano Fallaci, quello che trafficava i reperti archeologici con gli americani e che lei mi aveva detto di tenere sotto controllo qualora fosse uscito di prigione. Si ricorda? Sì, ed è già uscito? Sì, e ha avuto un incidente sulla pontina verso Napoli, però se l'è cavata, non è grave. Beh, allora? È stata trovata una valigetta con 500 milioni in contanti sotto un sedile della sua macchina. Ah. Fallaci, mi dispiace deluderti, ma non sono qui per te. Sono qui per i tuoi soldi. In galera mi ci ha già mandato una volta e ho scontato completamente il mio debito con la cosiddetta giustizia. Se ora ha qualche altro reato da contestarmi, lo dica. Per il momento no. Ma i 500 milioni che t'hanno trovato in macchina, e beh, me lo lasciano sperare. Avrà una brutta sorpresa, capitano. Sono tutti onesti risparmi. Vedi, lasciami almeno il tempo di accertarlo. Tu capisci, no? Non sei certo il tipo al quale posso credere sulla parola. Faccia pure come vuole, tanto io di qua non mi muovo. Almeno per un po'. Intanto, buona guarigione. Non sembrava preoccupato per la nostra visita e non abbiamo nessun elemento per poterlo sospettare. Accidenti, sono là per Fallaci. Speriamo che non gli abbiano confiscato i miei 500 milioni. Non dobbiamo farla avvicinare da nessuno per qualche giorno. D'accordo. Le radiospine alla stanza ci sono. Tutto a posto. Telefono e stanza sono sotto controllo. Bene, allora lasciamo che sia lui a fare la prima mossa. Prego. Grazie. È tutto sistemato. Fallaci ha prenotato qui a Lilton una camera per dopodomani, ma sarà meglio che quando arriverà lei mi aspetti sul suo yacht. Ha fatto un magnifico lavoro, Daniela. Thank you. Nicky Santi ti manda i suoi saluti, Fallaci. E ti augura di guarire al più presto. Io so di che cosa si preoccupa. Fa il suo mestiere. Ma lo vedi anche tu come sono ridotto. Lasciatemi almeno il tempo di rimettermi in piedi. Mi dispiace, Fallaci. Tu conosci i patti. Nicky ti ha prestato 500 testoni a 15 giorni.
Tra 10 giorni, anche con le ossa rotte, glieli devi restituire. 500 testoni più 500 di interessi. Ma come faccio, Borruso? Ah, questi sono fatti tuoi. A Michi non gliene frega niente se hai avuto un incidente. Potevi stare più attento. Volevi rientrare nel giro. Fate aiutare da qualcuno se l'affare che hai per le mani è tanto sicuro. L'affare è sicurissimo. È facile. Me l'ha procurato uno che ho conosciuto a Repipia. Si chiama Pasqualino Cuomo. Suo cognato fa il tombarolo a Pompei. Dice che ha trovato una statuetta antichissima. E quanto può valere una statuetta? È greca, del periodo ellenistico. Già, ma tu, Borruso, ti intendi solo di strozzinaggio e di corse di cavalli come il tuo padrone. Ah, ah, non è un modo carino di parlare di gente che ti ha prestato i soldi. Ti prego, credimi. Io ho già un compratore, un americano, disposto a pagare $1,000,000 sull'opera. $1,000,000 per una statua? Ma non dire stupidaggini, dai. Hai mai sentito parlare di Fidia? Bene, la statua l'ha scolpita lui. Pare che ne parli addirittura Platone. È la dea del sapere, roba di 3,000 anni fa. Già, ma tu sei qua, inchiodato nel letto. Come farai, Fallaci, eh? Ho un'idea, Borruso. Mettiamoci insieme nell'affare. Tu, Michi Santi ed io. L'appuntamento è per oggi alle 4 agli scavi della villa di Oplonti a Torre Annunziata, che oggi è chiusa al pubblico. Chi devi incontrare si chiama Giuseppe Ferlito. Tu vai al posto mio, prendi la statua. Mm. E poi? E poi, dopodomani, l'americano verrà a trovarmi qui a Roma, all'Hotel Hilton. Ho già prenotato la stanza, sarà lui a farsi vivo. Se vuoi, la statua la vai a prendere tu. Sì, e poi magari la porto all'Hilton. Certo. E così i soldi li dividiamo in tre. Michi Santi, oltre alla sua quota sul $1,000,000, può tenersi i 500 milioni che gli devo. Allora, che ne dici? Dico che sono balle. Balle per prendere tempo. Michi non tratta questi affari. Michi presta i soldi e li rivuole indietro. E se qualcuno non ha da ridarglieli, lo sa che cosa lo aspetta. Il tuo padrone è uno strozzino, ma se mi obbliga, sarò costretto a denunciarlo. No, non lo farai. Lui è una persona per bene. E tu invece sei un pregiudicato. Ci vediamo tra 10 giorni, Fallaci. Ci resta pochissimo tempo, Penizio. Forza. Io vado dal signor colonnello per farmi autorizzare. Entro un'ora dobbiamo partire. Tu intanto chiedi un elicottero. Ma oggi era il mio giorno libero. Allora vuol dire che... Sì. Capisco. Mi dica, Maffei, come pensa di recuperare la statuetta senza correre dei rischi? Andando all'appuntamento a Pompei con i 500 milioni. Poi a Roma, all'Hilton, per incontrare l'americano. Se ho ben capito, lei vuole spacciarsi per Fallaci. No, anzi, volevo approfittare del fatto che è immobilizzato in ospedale e presentarmi a loro come Luca Bisceglie, un suo amico fidato. Luca Bisceglie? Ma questo nome potrà essere attendibile. Gli schedari e i dossier su di lui lo indicano come socio in affari di Fallaci dal 73 all'80. Negli ultimi anni ha lasciato i furti d'arte, dedicandosi completamente al traffico di droga. Ma un favore a un amico si può sempre fare. Capitano, le resta poco tempo per raggiungere Pompei. In bocca al lupo. Signor colonnello. Capitano Maffei. Lei è puntualissimo, signor capitano. 15:30. Le squadre sono dislocate tra Pompei e Torre Annunziata. La villa di Oplonti è sotto controllo. Bene, voglio che tutti rientrino. Intorno alla villa non ci voglio nessuno. È così combinati che si può riconoscere, signor capitano. Non scherziamo, tenente. Si vede lontano un miglio che lei è un carabiniere. Eppure ci siamo attenuti alle disposizioni. E questa la macchina? Signor sì, ma almeno si porti un microtrasmittente. Sarebbe pericoloso se me la trovano addosso. Fra 2 ore al massimo sarò di ritorno. Altrimenti intervenite. Va bene, signor. Tu, Plenizio, sai quello che devi fare. 2 ore al massimo, siamo d'accordo? In bocca al lupo, signor capitano. Grazie. Allora, brigadiere, questa è la macchina che ti ho messo a disposizione. Oh,
Vedo che siete puntuali. Voi siete Ferlito? Sì. E quest'altri chi sono? Gli altri tre non vi riguardano. Voi siete Fallaci? No, sono un suo amico. Mi chiamo Luca Bisceglie. Perché non è venuto Is? Uomo, mio cognato mi ha detto che veniva lui. Ha avuto un incidente. Spalla e gamba fratturate. È ricoverato a Roma, al Policlinico Italia. Terzo padiglione, se volete controllare prima di concludere. No, non c'è bisogno di controllare. Basta vedere i 500 milioni. E a me basta vedere la statuetta. Ok, venite. Ma come, non la facciamo qui lo scambio? No, venite, è meglio da un'altra parte. È più prudente. Per di qua, venite. Non vi mettete paura, non è lontano. State accorti a dove mettete i piedi. Questo è un passaggio che non conoscono nemmeno i custodi. E di qua ce ne andiamo in un bel posto, molto più sicuro. Lontano da occhi e orecchie malamente. Venite, usciamo di qua. Da questa porta siamo fuori dagli scavi e nessuno ci ha visti. Venite. Chisto è Luca Bisceglie, grande amico di Fallaci. E chisto so quello che vi hanno messo in curiosità prima. Vi guardavano alle spalle, gente di prim'ordine. Michele Piscopo. Chisto è Pastanac. E chi è Ciccio Malone? Piacere. E la statuetta? Sta dove l'abbiamo trovata. E dov'è? Prima c'è una piccola formalità. Son Ghirana. Adesso avrete soddisfazione, andiamo. Piasca! Su, vieni! Aprite, datemi da fare che possiamo essere visti, su! La cima presa! A voi l'onore! Ah, dobbiamo scendere giù? Andiamo a scendere a basso! Guarda, sta arrivando Pasqualino qua. Uè, è arrivato? Sì, è arrivato, ma non è lui. Come non è lui? È Fallaci a Rostà. No, Fallaci non c'è. È un suo amico, non sa Bisceglie. Bisceglie? Ma no, io conosco pure a lui, è un guaglione come si deve. A Rostà. Vieni, sta a bacio. Uè, Luca Bisceglie, arrostai, fatto vedere, so cuomo. Sono qua. Ah, stai loco. Uè,
Mafei, che è successo all'amico tuo? Ha avuto un incidente, un po' d'ossa rotte. Voleva andare peggio. Poi ne parliamo. Va buono. Scendi per primo. Dici, allora, un novico. Dai, Luca Bisci, fatti vedere. Sono qua. Ah, stai là, mi fatti mettere a paura. Riesce fuori, amo. E uomo non scende? Uomo è rimasto in coppa con Ciccio Malomma. Quattro occhi vedono meglio di due. Ci avevamo sta accorti. Andiamo belli, ah? Diamoci da fare, prima che viene qualche mamma santissima. Sto posto sapimmo solo noi, che si mi meglio di scavature e Pompei. L'hanno trovato tesoro qua sotto. Non aveva paura, non c'è pericolo. Allora? Niente di nuovo. Porca miseria, non passano più queste due ore. Comunque bisogna stare allerta, anche se la zona è circondata. Dai, fammi un gelato. Come? Di crema. E copri con la pistola. Signor tenente? Tra 25 minuti scadono le due ore. Speriamo che non sia troppo tardi. È come pensavo. È il carabiniere che abbiamo già visto a Roma. Meglio stare alla larga. Quell'idiota di Fallaci si sarà fatto scoprire. E addio 500 milioni. Addio è una parola che non mi piace. Semmai arrivederci. E con tutti gli interessi. So io cosa bisogna fare adesso. Ecco, siamo arrivati, sale di. Ah, finalmente. 10 minuti e subito abbiamo fatto. Stanno tesoro qua sotto, ma purtroppo ci siamo dovuti fermare, perché qua stiamo sotto il paese, e se non aprono in me stavo il paese ci viene cuore, hai capito? Vieni, vieni, siamo arrivati. E dov'è? Sta nascosto là dietro, qua sta meraviglia di Napoli, altro che tesoro di San Gennaro. Ma vedi quanto è bella. Vale qua sì Maradona. Guarda che finezza, va. Ti sei incantato. È bellissima. Charlie 1 centrale, da Charlie 1 centrale. Va bene, ricevuto, ascolto. L'auto del capitano Maffei è qui fuori della villa di Oplonti, ma di lui non c'è traccia. Sono passate le due ore, può scattare l'emergenza. Tutto a posto, 500 milioni. Andiamo, no? Andiamoci. Ecco qua, brigadieri, i posti di blocco sono fissati in una zona che comprende tutte le strade che partono dagli scavi di Torre Annunziata, Ercolano, Pompei, fino al Monte Faito. Non può essere uscito da questo cerchio. E poi ci sono gli elicotteri pronti a intervenire. Va bene. Andiamo. Parcheggi la sua macchina e venga con me. D'accordo. Forza, ragazzi, muoviamo.
Tu non sei Luca Bisceglie e non sei nemmeno amico di Fallaci. Cuomo lo può confermare. Vogliamo scherzare? Allora andiamo su e Cuomo vi dirà chi sono. Ah sì, come lui. L'avimmo fatta passare penata. Ma vedesi tu che non usciva veramente. Mi ero messo d'accordo con Fallaci che se non fosse venuto lui avrebbe mandato un altro. Che dopo i tre fischi dovevo dire una parola d'ordine che tu non hai detto. Dovevi dire fischi al vento tra gli olivi. Magari te l'hai scordato. Ma chi sei? Chi t'ha mandato? Soldi ce l'ha dato che tuo figlio è puttana, facciamolo mangiare sulice. Che fa? Qua si esce solamente da sopra. Andiamoci. Salve, fa presto. È lui. Poi, mi amo. E chi ci vuole per salire? Vai, vai. State accorti per prego, io. Voglio buttarmi in mano. Va presto. Dammi qua. Lasciamolo alla bacia, stufatello. Ma non dicere che non rispettiamo i patti. Noi siamo dei veri galantuomini. A te la statuetta e a noi è sorda. Arrivederci, salutiamo. Avevi scansato il motore, si ruaglione in gamba. Vuoi uscire da là dentro, è vero. Ma ti sistemo io, aspetta. Allora. Come pensi sta cosa? Mamma, ma. Se ce la fai a salire, devi levare pure sta infarriata. So, mamma mia. Ferlito, ti saluta. Uè, non ti diverti troppo. Figlio della preda, dai. Alla bascia non riesce a viva. Mi fatta fine rosorice! Vado con tu piazza a fermarci a fare pace! E fornute fosse profondo! Andiamoci! Fagli ma presto! Fagli ma presto! Mi è sembrato di sentire una voce. Va bene, diamo un'occhiata. A tutte le unità,
Forse ci siamo. La nera non ha rispettato il segnale di Alt. In prossimità Maiuri, strada provinciale 512. Speriamo bene di trovarlo con la luce del giorno. Avanti. Allora? L'unico rimasto in vita è in coma e per ora non è possibile interrogarlo. Speriamo che migliori. Va bene, grazie. I soldi li abbiamo recuperati, ma quello che è più importante è ritrovare il capitano Maffei, signor tenente. Charlie 1 centrale, sentite? In ascolto. Ci dirigiamo sulla villa di Opronti. Controlliamo il settore X26. Poi ci sposteremo nella zona sud-est. Non si preoccupi, Mr. Barrese. Appena arriverà Fallaci qui a Lilton, mi metterò in contatto con lei. La chiamerò Fiumicino. Ok, buon lavoro, Daniele. Arrivederci. Buongiorno, ci deve essere la prenotazione di una stanza mia. Il suo nome, prego? Sono Romano Fallaci. Buongiorno. Buongiorno. 204. Bene arrivato, signore. Ecco la chiave. Il security l'aspetta al piano per indicarle la stanza.
Chiedo scusa. Posso salire con lei? Prego. Grazie. Lei a che piano va? Sesto, grazie. Io al secondo. La ringrazio ancora. Purtroppo le persone nelle mie condizioni sono, come dire, piuttosto ingombranti. Signor capitano, buongiorno, sono appena... E parla piano. Vuoi che mettiamo una targa sulla porta? Capitano Maffei dei Carabinieri. Mi scusi, ma il signor colonnello mi ha ordinato di non lasciarla solo stavolta. Mm. Senti, già che sei qui, dovresti prendere informazioni su uno strano tipo che sta su una sedia a rotelle. È salito prima con me, in ascensore. Deve essere uno che si interessa di cavalli. Se non sbaglio, quando Fallaci parlò con Borruso di Michi Santi, si accennò alle corse dei cavalli. Sì, signor capitano. Sembra infatti che Michi Santi nasconda la sua attività di strozzino dietro la facciata di una sala corse. Io penso che Michi Santi non voglia perdere i suoi soldi e soprattutto gli interessi. Beh, allora dai, datti da fare. Sì, subito. No, no, aspetta, fermo. Sì? Sono Daniela Albertani, lei è il signor Fallaci? Sì, sono io. Sono la segretaria della persona che lei aspetta di incontrare. Purtroppo per un contrattempo lui non è potuto venire. Però se crede possiamo vederci noi. Sì, d'accordo. Va bene questa sera alle 9 al ristorante dell'albergo? Va bene, e faccia tanti auguri al suo principale. Spero che domani si rimetta in piedi, perché io devo ripartire al più presto. Perfetto. Allora più tardi. Va bene, ci vediamo. Allora? Contatto stabilito. Ma non con il boss, dice che ha la febbre. Una scusa per non farsi vedere. Peccato. Ma... sei contatto la persona che dico io, mica tanto. Senti, tu è meglio che resti qui a fare la guardia questa, d'accordo? E allora rimango in stanza. E Michi Santi? Farei tutto per telefono. Ti metti in contatto... con il centro elaborazione dati. Bravo. Buonasera, il signor Fallaci. È lì a quel tavolo, prego. Buonasera. Non mi dica che lei è... Se lei è Fallaci, sì, io sono. Beh, è il primo colpo di fortuna della giornata. Ricordo di averla incontrata questa mattina nella hall e speravo proprio che lei fosse la stessa persona. Non so a cosa stia pensando, ma sappia che non confondo mai gli affari con la vita privata. Che peccato. E perché non ci prova? Mi dia un buon motivo. Allora gliene do due. Il primo è che sono simpatico. Il secondo è che sono sincero. Beh, la simpatia si vede ad occhio nudo, ma la sincerità? A orecchio nudo. Vede, io ho preso la stanza a nome di Fallaci per farvi sapere del mio arrivo. Ma purtroppo Fallaci ha avuto un incidente. Io sono un suo amico. A questo punto il mio capo potrebbe benissimo rinunciare all'affare, non sapendo chi è lei. Mi chiamo Luca Bisceglie. Come vede, sono sincero. Avrei potuto continuare a spacciarmi per Fallaci. Dov'è la statuetta? In camera mia. Se la vuol vedere... Ne parliamo dopo cena, va bene? Intanto ho ordinato dello champagne. Perfetto. Bene. Ripetimi un po' il nome di quello con la cicatrice. Borruso Salvatore, altezza 1,90. Allora è proprio quello di Fallaci. Basta così? Sì, grazie.
Pronto? Ah, finalmente. Ma che cosa facevi? Stavi parlando con la tua ragazza? Magari si fosse trattato di una ragazza. Stavo lavorando a quanto mi ha chiesto e mi dicevano che il tipo che lei mi ha descritto potrebbe proprio essere Mickey Santi, che però non è paralitico. Comunque è registrato qui in albergo sotto il nome di Ferrante e ha sempre con sé il suo autista, quello che è andato da Fallaci, Salvatore Borruso. Uno che ha una cicatrice sulla guancia sinistra? Esatto, ma come fa a saperlo? Sesto senso. Adesso piuttosto segui le mie istruzioni e sloggia dalla stanza. Agli ordini, signor capitano. Non vuoi proprio rimanere a bere una cosa in camera mia? No, solo il tempo di dare un'occhiata alla statuetta. Va bene. Atena, dea della saggezza e del sapere. Nella sfida contro Ere e Afrodite, aveva promesso a Paride il dono dell'invincibilità in battaglia. Tu chi avresti scelto? Io non scelgo mai. Beh, non è carino da parte tua. Voglio dire, tranne in casi eccezionali. Allora domani. Dirò al mio capo che è tutto a posto. Ti telefono alle 10 per le istruzioni, ok? Ok. E di al tuo boss che è una segretaria meravigliosa. E che spero di trattare sempre con lei altri affari come questo. Signorina Albertani. Prego. Spero che abbia trascorso una buona serata. Non sono fatti suoi. Temo di sì. Anch'io desidero che l'Atena Partenia finisca nelle mani di Mister Barrese. Non so di che cosa stia parlando. Della statuetta di Fidia e del falso amico di Fallaci. La persona con cui lei ha consumato una buona cena e spero anche un miglior dopo cena è un ufficiale dei carabinieri. Nessun amico di Fallaci si è mai presentato a ritirare la statuetta Pompei. Fallaci è immobilizzato in ospedale e ne uscirà soltanto per finire in galera, dove finirà anche Mister Barrese se lei continua ad arretta quel tipo. Come posso crederle? Chi è lei per poter affermare cose del genere? Questo è un giornale di alcuni anni fa. Guardi. Fotogenico, eh? Io ho prestato i soldi a Fallaci per comprare la statuetta. E poiché voglio rientrare del mio denaro, sono pronto a rinunciare a parte del compenso patuito. Lei vuole la statuetta. Gliela farò avere a soli $800,000. Questo tipo invece vuole mandare in galera lei e il suo principale, ha capito o no? Perciò, scelga lei a chi dar retta. Va bene. Ma come farà a prendere la statuetta dalle mani di quel carabiniere? Ho il vantaggio che lui non sospetta di me. E ho mezzi amici per assicurarle che la statuetta sarà nelle mie mani domani mattina. Lei si occupi di informare il suo principale. Ma sarò sorvegliata e pedinata. Mi occuperò anche di questo. Basta che lei si attenga alle mie istruzioni.
Resta seduto, Prenizio. Calma. Borruso è lì dentro. E c'è anche la bionda. Sì, li ho visti. E si sono accorti di te? No, sono certo di no. Stanno uscendo? Solo lei. Ha una sacca che prima non aveva. Tu pensa a lei. A lui ci penso io. Seguila. E non guardare solo le gambe. Manteniamoci in contatto radio ogni mezz'ora. D'accordo. Ha da accendere? Mi dispiace, non fumo. Bravo, virtuoso. Cercherò di seguire il suo buon esempio. Certo che se fossi capace di smettere di fumare sarebbe un bel successo. Lei non ha mai fumato? Santi, per favore. Nell'altra sala, in fondo. Allora? C'è anche il paralitico là dentro. Ha fatto una telefonata in Svizzera. Aspetta una risposta. Il nucleo operativo tiene il telefono sotto controllo. Buongiorno. Sacro e profano. Un posto originale per un appuntamento di questo tipo. I proprietari non sanno nulla. E poi non dimentichi che per loro sono una persona del tutto rispettabile. È proprio il caso di dire che l'abito non fa il monaco. Ho già chiamato la banca e sto aspettando che mi richiamino per avere l'ok. Così lei poi potrà andarsene da quella porta secondaria. Quindi se qualcuno l'ha seguita resterà a bocca asciutta. Basterà chiamare un radiotaxi al momento opportuno. Capitano Maffei. Capitano Maffei, mi sente?
Qui Maffei, sono in ascolto. Capitano, la donna è entrata in un negozio di arte sacra a Santa Chiara. Dentro c'è anche Mickey Santi. Stanno aspettando una telefonata da una banca svizzera. Trovami subito un'auto a Civita, in zona Isola del Sole. Arrivo subito, passo e chiudo. Signor capitano, vai, svelto. Sì? Qui Union de Banque Suisse. L'accredito è stato effettuato sul conto NH4627 e tramite Telex da New York. Benissimo, vi ringrazio molto. Allora tutto è a posto. L'Atena è di sua proprietà. Ora può chiamare il suo taxi, signorina. Hanno telefonato. Dall'Unione Banche Svizzere. Hanno confermato l'accredito di $800,000 sul conto... Signor capitano. Dimmi. Mickey Santi ha avuto la conferma dell'avvenuto pagamento in Svizzera. Ha più di un reato sulle spalle in questa faccenda, l'amico. Sono ancora là. Avete controllato se ci sono altre uscite? Hai controllato? Vai! Buongiorno. Buongiorno. Posso esserle utile in qualche cosa? Sì. È inutile che lei si finga paraplegico per nascondere la sua vera identità. Sappiamo benissimo che lei è Mickey Santi, noto usuraio e non solo nel mondo delle corse dei cavalli. E lei è Giuliano Maffei, capitano dei carabinieri. Come vede, abbiamo tutti e due dei buoni informatori. Allora sa benissimo che la possa arrestare. Arrestarmi? Mi sembra un po' troppo precipitoso, signor capitano. E sentiamo, con quale accusa? Lei si è impossessato di una statua che appartiene al patrimonio nazionale artistico. E l'ha venduta qualche istante fa alla signorina Daniela Albertani. E allora mi perquisisca. Per arrestarmi ci vogliono le prove del pagamento. Ci sono e bastano per arrestarla. Abbiamo la registrazione della telefonata tra lei e l'Union de Banque Suisse di Ginevra, nella quale ha avuto conferma della rimessa di un versamento di $800,000 sul suo conto NH4627. Beh, non c'è male come interessi per un prestito di 500 milioni. State calmi voi. E va bene, ha vinto, ma anche lei non è in gamba come crede. Ha preso me, ma ha perso la statuetta. Pensateci voi. Andiamo. Oddio mio, noi non c'entriamo niente. Stia tranquillo, siamo carabinieri, c'è un'altra uscita? Sì, di là. Fiumicino, Yachting Club. È appena salita su un taxi targato Roma Y45711, è diretta a Fiumicino, allo Yachting Club. Ha preso un taxi, sta andando a Fiumicino, allo Yachting Bene, Club. Bene, andiamo. A Fiumicino. La centrale a Capitano Maffei, allo Yachting Club di Fiumicino, dove si sta dirigendo il taxi... È uno yacht di proprietà di un italo-americano. Si chiama George Barrese. È tutto a posto. È qui dentro. Wonderful. Possiamo partire ora. Mister Barrese, abbiamo qualche domanda da farle.
bisogna bloccarli. Tu resta qui. Tu coprimi. Signor sì. Daniela è un'ottima collaboratrice. Vedo che il suo bottino è più consistente di quanto pensassi. Mi dispiace per lei, ma resterà tutto in Italia. E la sua crociera finisce qui, Mister Barrese.